E questo è un grido di silenzio dove tutto tace. Se ami gli animali fai qualcosa, non cliccare mi piace. Ed è strano pensare che il tuo migliore amico come un incubo diventa il tuo peggior nemico. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore, c'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. Pronto? Ciao Serenella, buongiorno, come stai? Bene, bene, tutto bene. Senti Serenella, stavo pensando, ti farebbe mica comodo se passassi da te in redazione per quell'intervista? Sì, di cui avevamo parlato. Ah, mi dispiace. Eh no, non sono in redazione. Sono a Torino oggi perché facciamo alcune registrazioni per A Tutta Coda. Ah, che dispiacere, no, non me lo dire. Ne avremo per tutto il giorno, figurati. Ho capito, ho capito. Facciamo un'altra volta. Chiamami magari qualche giorno prima, così riusciamo a metterci d'accordo. Sì, effettivamente avrei chiamato magari qualche giorno prima. Il problema è che sono andato in vacanza, sono appena arrivato, quindi il mio primo pensiero è stato quello di chiamarti, perché ho pensato che tu magari mi avessi chiamato. No, non ce l'hai fatta. Bene, bene. Va bene, d'accordo. Allora magari provo a chiamarti qualche giorno prima, Però è una promessa, me lo prometti che mi ricevi? Ma sicuramente, certo. Ma un paio di giorni prima e riusciamo assolutamente a vederci. Dai, va bene. Va bene, allora ti mando un abbraccio forte forte. Ok, a presto. Grazie, grazie ancora. Ciao, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Ah, che delusione. Anche questa volta non riuscirò a vedere Serenella. Idea. Però si è detto che a Torino un animalista che ama il tanto così gli animali, secondo me, potrebbe essere al Miagola Caffè. Sai che faccio? Mi dirotto al Miagola Caffè. Le altre cose, anche la cucina che proponete è nel massimo rispetto degli animali, ovviamente vegana e vegetariana. Sì, esatto, è vegana e vegetariana, quindi abbiamo comunque un approccio aperto. Abbiamo però tutta una produzione nostra interna e quindi i dolci sono tutti fatti artigianalmente. Abbiamo una bravissima cuoca, quindi c'è anche una qualità in cucina. Abbiamo delle particolarità, per cui ad esempio i muffin da noi si chiamano miaofin, e poi abbiamo tutte torte che poi hanno una decorazione con il gatto, quindi una forte impronta felina anche nel momento stesso in cui lo serviamo in tavola, il miao brunch nel fine settimana, ma è un brunch vegano e vegetariano e lo serviamo dalle 11:30 alle 2:30. In settimana invece abbiamo il pranzo alla carta e, con diverse opzioni in modo tale che chiunque voglia appunto sperimentare la nostra cucina possa avere diverse soluzioni. Yabba 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 du! Avevo ragione, Serenella Zenda è qui. Dove poteva essere una ragazza con un animo così animalista? Al Miagola Caffè. Allora Serenella, sto arrivando però. Aspetta, vediamo se la pancetta è troppo in alto. Mi viene in mente la canzone L'indirizzo, lo sai, rintracciarti non è un problema, sarò grande, vedrai, e dopo mi dirai che maschio sei. Vado. Allora va benissimo, così ti saprò dire quando poi vai in onda nel TG Animali. Sì.
e ti mando il file, poi ci sentiamo anche per altre cose magari. Benissimo, Sì. è stato un piacere, No, davvero, ti davvero, ringrazio qualsiasi tanto. cosa volete fare, a me fa piacere, Perfetto, insomma. grazie mille. E questo è un grido di silenzio dove tutto tace. Se ami gli animali, fai qualcosa, non cliccare mi piace. Ed è strano pensare che il tuo migliore amico, come un incubo, diventa il tuo peggior nemico. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore. C'è chi va tutto gas, io vado tutta coda. E c'è chi pensa che prenderlo sia di moda, abbandonarlo fa notizia quindi osa. Chi in tangenziale schiaccia l'acceleratore. C'è chi va tutto gas, io vado tutta coda.